Eccoci qui, bentornati al quinto salone dell'usato a Biotting. Io sono Luca Boltri e sarò il moderatore per questa videodiretta. A brevissimo ci collegheremo con il nostro collega Ivan dalla Romagna per vedere un fantastico Pershing 54 del 2004. Come detto nel video poc'anzi andato in onda, mi raccomando, utilizzate per fare le domande la chat che trovate qui in basso. Non verrete mostrati come nome o cognome, quindi fate tutte le domande del caso senza alcun tipo di problema e noi risponderemo in diretta. Faccio una brevissima introduzione anche per i clienti collegati stranieri. Enjoy to our fifth second handball show Abayotting online on Zoom. I am Luca Boltri, I'm the moderator for this event. In a while we will connect with our colleague Ivan from Romania to show us the Pershing 54 2004. Detto questo, io direi di dare la linea a Ivan. E nel frattempo che arriva, vi ricordo che tutte le imbarcazioni che state visionando in questi 2 giorni di videosalone sono gestite con incarico di vendita in esclusiva, quindi barche davvero in vendita. Eccoci qui, Ivan, buongiorno! Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Come stai? Molto bene, grazie. Molto Finalmente una bene. diretta insieme, Ivan. Finalmente una diretta insieme e finalmente col sole, perché ieri abbiamo preso un bel po' di pioggia e i miei colleghi stamattina hanno navigato anche con la nebbia, ho visto. Ho saputo, sì, pensa che ho fatto il primo collegamento con Jerry, che credo tu abbia visto, dalla Sì, Puglia con la nebbia. Infatti ho con detto, o la ti sei nebbia. trasferito o non la racconti giusta. C'è Era lo qualcosa stesso che... Monte Carlo 47 trasferito. Esatto, ho Era la detto, stessa barca di ieri. qui non torna qualcosa. Come stai, No, in bene? realtà sono due le barche, abbiamo mandato la nebbia a Jerry, però dopo ha fatto il bonifico e A ha fatto posto tornare e il via, sole, tutto a posto. esatto. Allora, Ivan, cosa ci fai vedere oggi? Una super barca, eh? Oggi vi faccio vedere veramente una super barca, anzi partiamo subito a mostrarvela perché ho fatto spostare anch'io, come dice Jerry, la barca di fianco, così Sei possiamo veramente... ammirare le linee sportive di questa bellissima imbarcazione. Abbiamo veramente delle conoscenze pazzesche che riusciamo a far togliere tutte le barche di fianco, incredibile. Esatto, esattamente. Come vedi, è una linea molto filante, sportiva dell'imbarcazione, Sì. prua muscolosa. Poppa allungata con plancetta di poppa molto comoda e spaziosa, Sì. servita anche da una passerella molto grande, della Bisenzione idraulica. E una barca sicuramente prestazionale, sportiva anche dal punto di vista estetico. Una linea bellissima, Una veramente. linea bellissima. Ovviamente chi conosce Pershing Yacht. Sa che nella nautica tutti quanti quando nominano una barca sportiva nominano un Pershing, è sinonimo proprio Esatto. di barca sportiva. E Pershing fa parte del gruppo Ferretti, come tutti sappiamo, quindi un cantiere solido che esiste da parecchi anni. Diciamo un buon prodotto che è intramontabile. Sì. E poi veramente sinonimo di sicurezza, insomma, dici Pershing e hai detto Pershing, punto, non hai bisogno di aggiungere altro. Esattamente, non c'è bisogno di aggiungere altro. Diciamo che questa 54 in particolare, questo progetto ha avuto una produzione lunga, diciamo più di 10 anni, quasi 15 anni se non ricordo male di Sì. produzione. E le prime barche nascevano con dei motori meno potenti, con le linee d'asse, poi sono state fatte negli anni delle modifiche, dei miglioramenti e questa in particolare è, diciamo, la punta di diamante della produzione. Sì. Sono stati montati motori da 1300 cavalli, ma poi ve li farò vedere con delle trasmissioni adeguate al carattere sportivo dell'imbarcazione. Esatto, quindi così rispondiamo già io, Ivan, parto perché ci sono un sacco di domande. Questa è una versione, quella che vedremo oggi, una versione con eliche di superficie, quindi veramente il top della motorizzazione per quanto riguarda il Pershing 54. Esattamente, questo è lo scafo numero 67, capite che alle spalle avevano un know-how molto importante per arrivare a questa soluzione tecnica,
ci hanno lavorato e studiato molto. Sì. La barca è progettata dallo studio di Fulvio De Simone, sì, ed è uno studio innovatore da quel punto di vista, ma comunque legato alla sicurezza e alle prestazioni in modo sicuro. Certo. E quindi se hanno fatto queste scelte è proprio per dare carattere a questa barca. Sì, sì. Adesso vi porto a bordo facendovi vedere qualche dettaglio stilistico. Ovviamente come su tante barche qui abbiamo una plancetta di poppa generosa, mm-hmm, molto comoda per l'accesso a bagno, con questa parte allungata proprio per proteggere le eliche di superficie. Sì. E ha questa passerella molto lunga centrale che però comunque alzata non disturba assolutamente il gioco bagno durante le vacanze estive, e ci sono questi tre gradini molto comodi fissi per salire sullo specchio di poppa, e da una parte e dall'altra molto comoda. Sì. Vi volevo fare vedere un piccolo particolare. Vai. Di come tiene l'armatore i cavi della corrente, i cavi del tubo dell'acqua, e tutta la barca è tenuta in modo veramente, veramente maniacale. La barca Io, è perfetta. Tra l'altro, sappi, Ivan, che mi sono stampato, le farò vedere dopo, ovviamente, sì? Ma giusto, le tre pagine di tutte le cose che il proprietario ha fatto in questo Avrai tempo. Avrai consumato perché... l'inchiostro della stampante, i fogli, perché sì, veramente ha fatto tutto su questa barca. È esatto. Praticamente nuova questa barca. Tra l'altro si collegherà con noi verso la fine, quindi è un super piacere averlo, ecco. Sì, come vedete appunto i cavi della corrente e dell'acqua scompaiono al di sotto, come anche le cime d'ormeggio, per avere tutto un pozzetto completamente pulito. Qui abbiamo cavi della corrente, c'è la possibilità di averne due disgiunti, uno dedicato all'aria condizionata e l'altro solo per i servizi nell'eventualità che le colonnine non dessero abbastanza corrente per un cavo solo. Certo. Abbiamo un grandissimo prendisole qui a poppa, sì, doppio, c'è anche un cuscino centrale, e come vi dicevo scompaiono tutte le cime d'ormeggio in questi spazi, dove troviamo le bite d'ormeggio, l'imbarco dell'acqua e da entrambe le parti winch di torneggio. Ottimo, tutto ordinato e pulito. Tutto ordinato e pulito, e una volta chiuso libero da incianti e da farsi male il classico ditino del piede. Esatto. La cucineria, tra l'altro, Ivan, mi sembra bellissima. Sembra La molto bella. È veramente bella, anche questo particolare, non so se riesco a farvelo vedere, sì, sembra un tessuto tipo jeans, è molto carino, comunque tutto impermeabile, tutto a cellula chiusa, anche i materassi interni. Perfetto, fantastico. C'ho un po' il sole contro, ma spero di riuscire a farvi vedere un po' tutto quanto, che non ci sì, lamentiamo si del vede, sole. Si vede molto bene, la linea è ottima, l'immagine anche. In questa parte abbiamo questo tettuccio che può scorrere per aumentare la protezione dal sole alle cuscinerie di poppa e prendisole. I camminamenti laterali, anche se la linea sportiva, sono comunque comodi, io ci sto camminando in piedi, e nelle gole appunto dell'hardtop ci sono dei comodi TNT bene, e quindi si può camminare agevolmente verso prua senza pericoli. Allora ci chiedono, intanto io inizio a rispondere a qualche domanda, Ivan. La barca, sì, proprietario privato, sì, e la barca bandiera italiana. Sì, manutenzioni fatte, allora guardi, rispondo a questi due signori che sì, ce l'hanno chiesto. Allora veramente dopo lo farò vedere, non sto scherzando, c'è un elenco, ecco, immaginate qualcosa da fare, è stato fatto. Sembra una risposta data, ma è vera, è così. Immaginatevi qualcosa che ci sia da fare, non c'è, è stato fatto. Quindi poi dopo esattamente, vi... infatti io sto passando a mostrarvi un po' più la barca nel suo complesso, perché dal punto di vista tecnico è documentato sia da quella lista che hai, sia da fotografie piuttosto che altro, è stato fatto tutto e è tutto documentabile. Esatto. Un altro particolare che dà sicurezza per non inciampare e farsi male sono le vite a mezza barca, che quelle sono scomparse. Ok, ottimo. Si abbattono e c'è tutto il camminamento molto liscio. A prua un altro grande prendisole. Bello generoso, veramente. Bello generoso. I due oblò laterali, questo
e quello sono stati oscurati, sì, perché portavano dentro fin troppa luce nelle cabine, allora ho preferito oscurarli. Da qui vi posso far vedere l'imponenza della prua, è molto muscolosa, come si dice. Sì, sì. Oltre ai due prendisole abbiamo altri 5-6 metri di barca fruibile, si può giocare a calcio. Piace molto questo termine che hai usato, perché rende veramente bene l'idea. Muscolosa, mi piace veramente un sacco. Qui abbiamo due gavoni grandissimi dove attualmente sono riposti i parabordi. Se avete visto dalla fiancata, dall'immagine prima della fiancata, non ci sono i parabordi esposti, ma sono tutti qua dentro. Sì. Ancora con 50 metri di catena, col suo verricello e winch di torneggio anche a prua. Ovviamente per questa imbarcazione è meglio non farsi male, è meglio usare la tecnologia già che c'è. Certo, assolutamente d'accordo. Il generatore, Qui sì, intanto abbiamo. inizio a rispondere, poi il generatore lo Sì. vedremo dopo. Comunque sì, è un generatore Kohler da 13 kW, revisionato nel 2020. Sì. Esattamente. Abbiamo questa parte che è un hard top, Sì. anzi un soft top, perché Sì. il tessuto è apribile ovviamente, Ok. elettricamente, e quindi anche qui dà molta luce all'interno. Io adesso vi ho fatto vedere una prua molto molto grande. Questo non significa che il centro barca e la tuga e il pozzetto siano ristretti, perché adesso entreremo in pozzetto e vedrete che anche qui gli spazi sono super generosi. Ottimo. Layout ci chiedono, sì, tanto adesso lo andremo ad approfondire con Ivan, comunque poi ve lo anticipo, ma lo vedremo nel dettaglio. Comunque un tre cabine e tre bagni. Poi adesso Ivan nel dettaglio Esattamente. più tardi ci farà vedere bene tutto quanto. Esattamente. Comodo divano sul lato sinistro con un Sì? tavolo che si può ruotare e aprire per pranzare all'esterno, con due puff centrali, e un altro divano di fronte per delle chiacchiere in pozzetto in estate. Colori elegantissimi, tra l'altro, trovo. Questo Sì, grigio bianco è veramente in realtà è un blu, ma blu, tutto sì, traforato. esatto. Stile Traforato in questo jeans. Bellissimo. modo è molto leggero e non molto carino, sì. Bellissimo. Proprio una scelta di gusto bella, proprio da dire bella. Qui nella parte della cucina abbiamo ovviamente un lavello, Sì? una piastra di cottura a vetroceramica e Ok, un frigorifero a pozzetto molto spazioso, super comodo. super comodo. E un'altra cosa che so che piace a te, visto che stiamo parlando di cucina, qui abbiamo un indovina un po', vai su te. Eccolo qui. Come fai a sapere che a me piace? Guarda che veramente. Un ice maker che tra l'altro sfrutta un serbatoio d'acqua dedicato, Ok. al quale si viene aggiunta appunto acqua pulita, e piuttosto che quella solita di banchina, viene caricato con dell'acqua pulita. Qui Ok, ottimo. siamo nella zona della timoneria, Sì. con i quadri e gli indicatori digitali degli strumenti. Sono solo dei riporti, non sto rispondendo perché c'è Sì, controluce, già. Adesso si vedono. mi avvicino un po'. Questi sembrano analogici, ma in realtà sono digitali e sono dei rimandi degli strumenti elettronici dell'imbarcazione. Adesso vi apro un altro pannello dove abbiamo due strumenti delle Raymarine, uno ibrido e l'altro completamente touch, Ok. dove si possono visualizzare diverse pagine. Adesso in questo momento c'è la cartografia e i dati di navigazione. E qui gli strumenti elettronici della MAN che Ok. riportano appunto le informazioni dei motori, Ok. del remoto, i giri, i consumi e quant'altro. Perfetto. Tutto elettronico, comprese le manette che l'armatore ha voluto far cubicare con effetto carbonio, non so se riesco a vederlo, ma sono un'opera d'arte. Sì.
qui abbiamo diverse, diversi consensi e accensioni di luci piuttosto che apertura del pannello, piuttosto che hard top, soft top, l'altro che tu sei dietro, sono tutti i comandi delle strumentazioni che abbiamo a bordo. Ok. Questa barca ha anche ovviamente il pilota automatico, che abbiamo in questa posizione. Sì. VHF, il contametri della catena. Sì, ok. Questo sotto digitale, e questa è una radio Bluetooth, eccetera. Qui okay. Ci sono delle informazioni molto interessanti sul numero di giri, la velocità okay. E i consumi allora, il motore. Guarda, inquadrano, lascia un secondino lì perché un po' di persone ci hanno chiesto per quanto riguarda i consumi, così hanno modo di guardarselo un attimino. È fantastico. Diciamo che una velocità di crociera giusta di questa barca potrebbe essere intorno ai 1900 giri e 38 nodi. Sì, sì, sì. Con 160 okay. litri per motore. Ok, diciamo fantastico. Che quella intorno ai, anche meno, adesso 38 nodi stiamo già andando forte. Sì, poi stiamo già andando molto forte. Una crociera leggera, diciamo sui 25-30 nodi, comunque sì. Già sportivo, siamo sotto i 300 litri ora. Certo, ok, grazie Ivan, ottimo. Comunque di questi numeri, leggete in fondo, velocità massima 48 nodi, potrebbe spaventare qualcuno, ma poi vi farò parlare, se è in diretta l'armatore, vi faremo parlare con l'armatore, non c'è nulla di spaventoso in questa cosa, veramente no. Una barca sicura e confortevole anche ad alte velocità. Ivan ci chiedeva, un serbatoio carburante capienza, a me da scheda risulta 2740 litri, è corretto? Sì, okay. È corretto, l'autonomia di solito sull'imbarcazione motore varia dai 10 ai 12 ore di navigazione, quindi sotto i 300 litri sì, ci stiamo, è okay. Quello il totale. Ok, perfetto. Vi faccio un controcampo del Pozzetto che è molto, molto bello, ma se avete avuto modo di sbirciare il controluce, eccetera, la barca è sia internamente sia esternamente estremamente lucida. Il tech è anche quello tra le cose rifatte, ma è praticamente come nuovo. Mi avvicino un po', sì. Faccio vedere che non ci sono gradini né nei commenti né nel legno, è veramente pari al nuovo questa imbarcazione. Una piccola aggiunta invece per quanto riguardava la pasterella, tra l'altro una pasterella da 400 kg, quindi comunque una pasterella, diciamo che fa anche da gruetta, no? Questa sì, possiamo esattamente, dirlo. Non ve l'ho fatto vedere prima, mi sono dimenticato, c'ha dei ganci sotto alla punta e sulla plancetta ci sono dei fori dove mettere le selle per un eventuale tender. Esatto. È abilitata fino a 400 kg e lo sollevo e lo metto in acqua. Esattamente, ok. Sì, poi abbiamo talmente tanto, vi invitiamo poi ovviamente ad andarla a vedere di persona, ma talmente tante cose a luci subacquee, cioè ovviamente tanto qui non riusciamo a dirle tutte, però è veramente piena zeppa di tutto. Esattamente, esattamente. Qui vediamo anche il radar all'interno di questi palloni. Antenna c'è satellitare, l'antenna TV, esatto. L'antenna TV satellitare, dall'altra ci sono i classici funghetti del GPS piuttosto che dell'AIS, tromba, antenne VHF, eccetera, eccetera. Telecamere contro telecamere, insomma, veramente di tutto e di più. Esatto, poi non vi farò vedere dove sono, non vi farò vedere le posizioni, ma ha anche delle telecamere interne e dei sensori di apertura della porta, eccetera, per la sicurezza, tutto controllabile dallo smartphone. Fantastico. Allora, già che siamo qui, vi porto a vedere una cabina. Sì. Date un solo secondo. Questa barca, come il 46, sì. Che abbiamo visto ieri, ha una cabina a poppa, assolutamente indipendente. Per eventuali ospiti o se qualcuno volesse avere un marinaio fisso a bordo, c'è una cabina completamente indipendente, con accesso riservato, privato, una grandissima cabina matrimoniale. Vediamo se riesco a accendere le luci, non mi ricordo dove sono, forse qui dietro. Proprietario dell'altro Pershing, per esempio, lui per scelta
siccome gli piace il discorso di essere indipendente, stare in pozzetto, eccetera, dorme. Lui usa questa come armatoriale, per esempio. Ah, Sì. interessante. Sì. Il Pershing faceva anche una versione con un'altra cabina marinaio con l'accesso da poppa, Sì. però non è questa la versione perché quell'altra aveva la cabina appunto questa di poppa molto un po' più ristretta, un po' più sacrificata perché questa parte veniva utilizzata per fare i due bagni, per fare appunto la Sì. cabina marinaio. E qui abbiamo il suo bagno elettrico della Tecma. Col WC elettrico e un box doccia separato con una porta, sempre per farvi vedere. Adesso vediamo se lo colgo di sorpreso, ancora tutto in ordine. No, l'armatore è veramente ordinatissimo e preciso in tutte le cose. Questo è l'utilizzo dell'armadio che lui adesso lo usa come ripostiglio attrezzi, eccetera. È No, tutto veramente fantastico. preciso e ordinato. Sì, E come no. tiene in ordine le cose, tiene anche alle parti tecniche della barca, Sì, devo motori dire di sì. piuttosto che trasmissione, piuttosto che tutta la sala macchina è ordinata tanto, tanto quanto. Ecco, come vedete, che, insomma, come avete visto, questa è una cabina a tutti gli effetti, anzi, quindi Ah assolutamente sì, bagno qui con ci sono doccia, letto generoso, per cui armadi, quindi a tutti gli effetti una cabina. armadi, finestrini laterali, finestrini di poppa e anche sull'altro lato nel bagno. Armadi adesso sono utilizzati appunto per riporre attrezzature, ma questi sono 2 più 2 ante molto grandi e questa è una con anche il vetro, scusate, lo specchio Sì, a tutta esatto. altezza che anche alle signore faccia, per cambiarsi è veramente comodo. E io sono in uno spazio molto comodo e agevole, sto Certo. dormendo in 2 metri per 1,5, Sì, è uno sì, sì, spazio sì. molto comodo. E questa era la cabina di poppa, cabina ospiti piuttosto che cabina marinaio o come l'armatore del 46, cabina armatoriale. Qui sotto abbiamo dei rimandi del VHF, eccetera, comunque la strumentazione elettronica è tutta gestita da questa zona. Ok, e allora ci chiedono notizie sull'aria condizionata, sì ovviamente ce l'ha, un signore ha chiesto quanti BTU, allora l'aria condizionata è da 24.000 BTU, caldo-freddo con comandi separati in ogni cabina. Esattamente. La postazione di guida è con due sedute, Sì? entrambe doppie, molto Ottimo, comode. sì. Scendiamo a vedere il Volentieri, resto degli interni. molto volentieri. Anche qui ci sono le luci di cortesia accese, che Bello. diciamo che la sera sono molto carine, ma adesso scendiamo anche qualche luce in più per vederci meglio noi. Sì, Bellissimo questo soffitto. questo soffitto con questo disegno e Ah. questa serie di luci, adesso voi magari ne vedete No, no, si qualcuna accesa, vedono, qualcuna sai? spenta, è perché sono doppie, Certo. due interruttori separati. Anche qui abbiamo il classico tavolo apribile e allungabile con i due puff Ok. staccabili. Nelle fotografie vedrete probabilmente una moquette bianca, adesso ce n'è una nera perché questa è la versione invernale. Ah, quindi a doppia moquette. A doppia moquette, quindi net, perché camminando con le calze, eccetera, si lasciano i pelucchi e sull'altra si vedeva, non gli piaceva, ha preferito avere due moquette, una per l'estate e una per l'inverno. Ecco, noi raccontiamo queste cose, ma perché vi possiate rendere conto di che oggetto e di che proprietario ha questa imbarcazione. Quindi, perché Esattamente, proprio sono per quello. i dettagli, c'era una cosa, una pubblicità famosa, dice, i dettagli fanno la differenza, ed è vero. Ed è vero, è vero. Il pavimento, giusto perché stavamo parlando della moquette, Sì. è stato tutto ripreso, carteggiato e riverniciato in opaco. Adesso non mi ricordo più se 10 o 12 mani di vernice opaca e quindi adesso. Così qualcuna, giusto per Eh farlo. sì, giusto per la protezione, più mani ci sono, più duro è il prodotto finito. Qui abbiamo un bagno a giorno, con un Sì. box doccia di quelli rotondi,
i classici rotondi che si chiudono a semilunga, semisfero. Ok. No, comunque, non so, molto spazioso. Sì. Tiene un bagno usufruibile dal pozzetto a giorno oppure dalla cabina doppia di poppa, che adesso vi faccio vedere. Ah, vai, qua, qua. Cabina molto semplice, sì. Due letti separati, un comodino, comando dell'aria condizionata esclusivo per questa cabina. Ok. Armadietti per riporre cose, qui dietro c'è un armadio molto grande con dei cassetti sul fondo. Bellissimo. Purtroppo ci sono ancora in giro delle mascherine, ma si tocca. Eh sì. Televisore. Questa imbarcazione ha tre televisori, uno in questa cabina, uno nel armatoriale di prua e uno qui in dinette, che è esattamente qua, di fronte al divano. Ok, ci chiedono protezioni per quanto riguarda oblò e quant'altro. Sì, allora sappiate che la barca ha oscuranti neri con logo Pershing realizzati con stampante 3D per tutti gli oblò. E inoltre in tutti gli oblò troverete le zanzariere. Quindi Esattamente, direi esattamente. una cosa più che ottima. E se non fosse sufficiente, ci sono le classiche anche tendine. Esatto. Però con gli oblò stampati in 3D si fa veramente il buio totale. Sì. Questa è la zona del quadro elettrico con la parte a 220 e la parte a 24 volt. 12-24 volt. Alcuni impianti sono a 12, alcuni a 24, tipo l'elettronica è a 12 e 24 sono le pompe di sentina piuttosto che le pompe autoclavi, eccetera, che hanno meno consumi con un voltaggio maggiore. Fantastico. Qui la parte del divertimento, La parte ludica. La parte ludica. E di fronte alla dinetta abbiamo una enorme cucina, che voi adesso non vedete perché una volta chiuso rimane tutto un piano liscio. Bello, i legni sono in ottimo stato, lucidi, perfetti, sembra di essere su un riva a Corama degli anni che furono. Però una volta aperta la cucina mostra un grandissimo piano in Corian con una Bello. Cucina a quattro fuochi in aiutami, non vetroceramica ma induzione. Di induzione, scusami, sì? Induzione, sì. E due lavelli molto grandi, comodi. Bellissimo. Abbiamo un forno della Whirlpool combinato con microonde. Ok. E un'altra particolarità che ovviamente l'armatore lascia perché sembrerebbe di fare uno sfregio a non lasciarla. Ci sono questi portapiatti fatti Bello. su misure, fatti precisi, se riesco a farvi vedere anche le tazzine e i portapiattini, è tutto intagliato perfetto su misura e quindi l'armatore dice io A non posso portare via, li devo queste lasciare cose mi per forza. fanno impazzire, io vado pazzo per queste cose qui. Credo anche mia moglie Ovviamente vedesse la tutte le diretta. cose sono marchiate Pershing. E certo. Una cucina non può chiamarsi tale senza un enorme frigo a colonna. Adesso poi lo chiudo perché c'è venuto Mamma mia. Da mangiare e da bere. Celletta per il vino. Il famoso wine cooler, come si suol dire, no? Esatto. No, che gli americani dicono, lo chiamano così, che fa figo, no? Sì. Che poi è di sostanza, perché è quello che c'è dentro che è interessante. Forse vuoto Esattamente. perde di interesse. Bene. Bella, bella, Un bella. sacco di prese di soffiaggi dell'aria per l'aria condizionata, che Sì. come abbiamo detto fa caldo e freddo. Ottimo. Vi porto nella cabina di prua. Vediamo se vi potrò subito le luci, no? Infatti sono dentro. Ah, quindi adesso sei senza luce. Beh, era molto luminosa, comunque.
Adesso sono senza luce, solo con gli oblò laterali. Pensate, no, molto sono ominoso. In questa letto. E queste sono le doppie coppie di luci. Ok, ok. A murata. Come puoi notare dalle sedute laterali che ci sono in entrambi i lati, sì, e il camminamento laterale, il letto è un letto come quello di casa. Eh sì. Direi di sì. Abbiamo anche qui cassetti sotto il letto, un sacco di divani ripostigli sopra le murate. Altro la televisore, TV. Certo. Un armadio che mi è stato impedito di aprire, altrimenti mi esplode in faccia perché abbiamo nascosto dentro 3-4 cose, certo, che c'erano in giro per la barca, ma sono gli effetti personali dell'armatore, non mi piaceva farli vedere. Hai ragione, concordo. Bagno di prua, pavimento in mosaico. Bellissimo. Specchio molto grande e box doccia, anche quello in mosaico, con soffione molto grande, sì. Microfono e anche questo particolare sempre in carbonio. Bello questo, anche. Questo particolare del bagno, di solito non mi piace finire col bagno, infatti adesso ci trasferiamo in un altro posto. Però posso dire, abbiamo di finito con dei bagni peggiori, delle dirette. Sì, Io. Esatto. A me andrebbe bene. Però c'è ancora un angolo di questa barca, sulle altre forse non abbiamo avuto tempo di farlo vedere, ma su questa vorrei prendermi su questa tempo. Prendiamoci tutto il tempo del mondo. Per me possiamo andare avanti fino alle 5. Vi accompagnerei, scusate se vi appoggio per terra, ma vi accompagno in sala macchine. Sì. Dove troveremo due... praticamente sotto vuoto. Esatto. Venite. Questo è uno e questo è l'altro, ragazzi, sono i due V12 turbo diesel della MAN da 1300 cavalli. Ivan, due motori. Ma sbaglio o abbiamo il famoso ristorante, cioè si può mangiare in stalla macchine, l'abbiamo trovato? Sì, se non ti dà fastidio la moquette, qui abbiamo anche la moquette sul pavimento. Mamma mia. È veramente in ordine. Pulita. Davvero qui ci si può mangiare. Pazzesco. Anche la scala con i gradini in legno, vorrei dire, ma... Generatore della Köhler, che abbiamo detto prima. Ok. Centraline elettroniche della Rexroth dei motori. Ok. Quello dei motori, queste delle manette elettroniche. Dall'altro lato abbiamo caricabatterie, inverter, per i servizi e le batterie motore. Ok. L'altra centralina degli altri motori. Qui abbiamo le doppie pompe per l'acqua, autoclavi. Sì. Non ricordo, ma mi sembra di sì, ci dovrebbe essere anche un dissalatore. Sì. Che però non mi ricordo dov'è. Con membrane in carbonio da 260 litri ora, tra l'altro. Sì, esatto. Sì, ma Ivan, abbiamo talmente tante cose che ovviamente qualcosa... Adesso poi faremo un riepilogo insieme, io ho la scheda qui, ma... No, mi interessava farvi vedere che anche la sala macchine, come tutto il resto della barca, davvero, c'è la moquette per terra. E per la serie ci si può mangiare, su questa barca veramente la sala macchine è estremamente... ordinata e pulita. Sì, Ivan, una domanda che ci fanno, non me lo ricordo a memoria. L'attuale proprietario è il primo? È il secondo. Secondo. Comunque, solo due proprietari, ok. Poi se si connette, mi correggerà se mi sbaglio. Si connette, quindi invito anche tutti a rimanere collegati fino alla fine, perché il proprietario ci sarà con noi verso la fine della diretta. Sì. Se volete vedere altro, vi accompagno volentieri. Allora, no. Sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa. Sì, ma ci sono talmente tante cose che diventa difficile. Io adesso magari... I finestrini sono apribili, laterali. Fantastico.
se vuoi fare un po' di Sì, riassunto, io poi si può faccio allora, fare delle adesso ti domande. accomodi lì, allora così Sì. mi rimetto in vista galleria. Allora Ivan, faccio un riepilogo, cerco di essere, insomma, di non dimenticare nulla con la scheda davanti. Allora Certo. Ivan ci ha mostrato questo fantastico Pershing 54, barca del 2004, bandiera italiana, attuale proprietario il secondo, poi dopo appena si collegherà ci dirà. Esattamente ci ricorderanno in cui l'ha comprato. Abbiamo visto una versione, uno scafo 67, versione con motori da 1300 HP della MAN con eliche di superficie, un generatore Kohler da 13 kW, una versione con layout 3 cabine e 3 bagni. Avete visto, c'è una cabina a tutti gli effetti con accesso diretto dal pozzetto indipendente, più altre 2 cabine e 2 bagni all'interno, elettronica assolutamente completa, tutta della Rheinmarine, alcuni strumenti quasi tutto di ultima generazione Axiom, antenna radar e chi più ne ha più ne metta. Tra l'accessoristica principale abbiamo l'elica di prua, abbiamo un'aria condizionata della Condaria con comandi separati in ogni cabina, ovviamente un clima reversibile che fa sia caldo che freddo, un distallatore tra l'altro con membrane in carbonio da 260 litri ora, un inverter Masterwall da 800 watt. Luci subacquee, telecamere sala macchina con visore notturno e comandi da remoto con smartphone. Cos'altro aggiungere? Antifurti vari, winch di tonneggio di prua e di poppa, una passerella che fa anche da gruetta perché ha una portata fino di 400 kg. Cucina super completa con piastra elettrica induzione, abbiamo un frigorifero, un ice maker all'esterno, all'interno abbiamo frigo normale a colonna di casa con wine cooler per cella vini. Il frigorifero interno è in acciaio, non è come quello di casa. Bravo, esatto, scusami, tra È tutto l'altro, in acciaio bravo, inox. tutto in acciaio inox, cucinerie super complete, la tenda elettrica del soft top nel pozzetto. Zanzariere su tutti gli oblò, oscuranti neri personalizzati con logo Pershing, luci subacquee, faro orientabile, insomma, chi più ne ha più ne metta, no? Ivan, Esattamente. perché se dovessi andare avanti, io sarei qui fino alle 5 a fare questa Sì, diretta dopo un po', sul esatto. Pershing, però io ti direi, Ivan, facciamo dire 2 parole a Roberto. Volentieri. Allora, Roberto, eccoci qua. Dovrebbe raggiungerci. Roberto, ci senti? Ciao Ciao Luca, buongiorno, mi sente? Roberto, ti Ciao, sentiamo. come stai? Bene, tu? Bene, grazie, bene. Senti, prima che tu inizi a parlare, ti faccio delle domande. Siccome io sono un uomo di parola, volevo far vedere. Allora, uno, due, tre. Questi sono tutta la lista di cose che Roberto ha fatto sulla sua barca. Sì, è E non me la vero. leggo tutta perché sennò devo tornare a casa, sennò mia moglie mi butta fuori, ma starei qui fino alle 11 di stasera. E l'abbiamo fermato perché comunque giornalmente, man mano fa delle migliorie, Sì, perché se no esatto. per lui finché non la vende. La tiene sempre in ottimo stato la barca, quindi continuerà a allungarsi quella lista. Sì, Roberto. grazie, grazie, sì, di tutto quello che avete presentato in maniera veramente eccellente e avete fatto una descrizione meravigliosa. Alla barca ci tengo, come sì, penso che si sia potuto vedere, e niente, sperando che se a qualcuno interessa la mantenga con la medesima cura. Sì, no, ma io sono sicuro, cioè tu sei maniacale che è un complimento, perché io lo sono per Esatto. altrettanto, quindi prendilo come un complimento perché così è. Ne Certo. approfitto, ti faccio la domanda che è la classica, sappi che ovviamente ogni volta che arriva il proprietario, soprattutto su una barca tenuta come questa di questo taglio, la domanda è di rito, perché il proprietario ha una barca così bella, la cura così tanto e vuole cambiare? Io la risposta la so, ma te la faccio dire a te in diretta. Cambiare solamente per un discorso di passare a una misura leggermente superiore, non di tanto, perché comunque quando arrivi a un punto per la mia caratteristica di avere un'imbarcazione a 3 bagni e 3 cabine, sei parecchio in là, ma solamente di avere una misura un po' superiore e basta, nessun altro motivo, perché l'imbarcazione è veramente perfetta.
Esatto. Tu da che anno l'hai comprata, Roberto, che non me lo ricordavo con precisione? Io l'ho comprata nel 2018, ho fatto Ok. 4 anni e nel corso di questi 4 anni sono state fatte tutte queste migliorie, quindi non sono migliorie fatte in un momento solo per un determinato motivo, sono fatte, date a mano che uno l'imbarcazione la usa. E, per esempio, anche le batterie non sono state nominate, ci sono delle batterie al Sì. gel molto performanti, diciamo con scarica lenta da muletto. Tu Ah. fai tranquillamente 1 giorno e mezzo in rada con i 3 frigo accesi senza neanche doverle caricare. E questo è chiaramente Fantastico. per l'armatore che fa rada. A me piace tantissimo far rada, per me vacanza vuol dire stare in mezzo al mare veramente, no? Girare da un porto all'altro, Certo. che può essere comunque piacevole, ma è una vacanza diversa. Quando sei a un gavitello, un generatore che sia efficiente, faccio solo la postilla che la revisione è fatta nel 2022, non 20, ma quello forse è un errore Ok. di nessun. E quando hai un generatore performante, delle batterie eccellenti e un dissalatore che a mio avviso in un'imbarcazione è quasi fondamentale, poi dipende Sì. Sì, sempre appunto dalla persona, tu fai vacanza, hai capito? Perché sì. il bello è stare veramente giornate per quanto il tempo, il meteo lo permetta, e a un gavitello, adesso nel mio caso in Croazia, ma in qualsiasi parte uno possa fare vacanze in mezzo al mare. Ecco. Quando hai Certo. pagato luce, acqua e gas, hai tutto. Sì, esattamente. Ecco, tra l'altro, appunto, adesso essendo che dalla parte appunto della vicino Croazia, ma la parte della Romagna, invito anche, c'erano un paio di signori di questa parte di cui la Toscana, per esempio, una cosa carina, secondo me, potrebbe essere comprarla e farsi appunto una zona che magari normalmente non fai perché sei dall'altra parte. Quindi magari farsi una stagione in Croazia piuttosto che poi scendere e andare in Grecia, poi fare il giro, insomma, Lo consiglio. quindi soprattutto se. Anche se la Toscana comunque molti posti, l'Elba, la Sì, Sardegna. però sai, se sei già di là, sei abituato, no, Roby? Se Certo. sei, insomma, è anche, io dico sempre, anche un'occasione di comprarla. A volte quando qualcuno dice, ma quanto costa trasportarla, non trasportarla? Ma non trasportarla, lasciate perdere. Provate a fare una vacanza diversa rispetto a dove siete abituati, poi ti fai il giro con calma, senza nessuno che ti corre dietro e Vero, vedi dei posti diversi. Quindi vero, vero, vero. è assolutamente un'occasione. Poi farlo su una barca come questa, devo dire che diventa una Sì, no, cosa. è una crociera ottima. Ha un comfort, credimi, ha un comfort che secondo me hanno poche imbarcazioni. Lo dico veramente proprio perché è un'imbarcazione piazzata, è pesantissima, è 29 tonnellate e mezzo, che per un'imbarcazione senza il fly, quindi senza la sovrastruttura, è un peso che non lo trovi in altre imbarcazioni, ma dato dagli strati di vetroresina che ha questa carena, ha uno strato veramente elevato di vetroresina. È un'imbarcazione che a velocità elevate ti sembra tranquillamente di fare i 130 in automobile, non ti accorgi di niente, ha una carena mostruosa, non per caso è stato barca dell'anno per diversi anni, il 54 in particolare, è una carena Certo. veramente performante che ti permette delle virate assurde. Uno Sì. non ha idea se non riesci a provare, perché le eliche di superficie ti danno Ah. un'emozione che non la puoi descrivere se non le hai. Sì. E per quanto scetticismo ci sia su questa tipologia di trasmissione, perché sai, tutti ass elica, ass elica, ass elica, Sì, d'accordo, ass sì. elica è uno status symbol, è, possiamo anche dire, una certezza o comunque una situazione concretizzata e sappiamo di cosa stiamo parlando. Ma le eliche di superficie, nata una carena performante, la barca diventa spregiudicata in una maniera che non esiste ass elica che gli possa stare di fianco, ma Di mantenendo la fianco. sicurezza, perché la caratteristica fondamentale di un'imbarcazione è la sicurezza, che non Certo. sono le lettere A, B, C, questa è un classe A, logicamente per le caratteristiche che ha, però la sicurezza è data anche dal comfort di navigazione in condizioni anche di mare formato, che io chiaramente ho preso come tanti armatori come me, perché chi gira per mare ti arriva, per quanto guardi il meteo e voglia girare con mare calmo, solleone, ti arriva il momento, l'attraversata, ero praticamente al largo, vado per entrare verso Zara e ho preso mare forte, forte. Sì. Riduce la velocità, ma
ti rendi conto in quei casi che tu hai un mostro di imbarca, hai capito? Questa sì, è sì, è quando, esatto, quando sei soprattutto anche nelle difficoltà che te ne rendi conto, ma, no? Ma scherzi, riesci a mantenere automaticamente una freddezza tale che ti permette comunque di non trasmettere paure alla famiglia, perché se poi si trasmette una paura alla famiglia, tante volte sono motivi di... Ah, no, no, noi abbiamo tanti armatori, tu sai, cioè, ne abbiamo parlato tante volte, noi facciamo solo l'usato, non ti nascondo che c'è qualcuno che a volte vende perché ha fatto un passo che non era, insomma, abituato, ha fatto spaventare chi era con lui, quindi la famiglia, e alla fine dice che è dovuto ridimensionare perché la famiglia non ci va più, ci va lui e passa un natante. Certo. Quindi, vorrei aggiungere una cosa che ha detto un armatore di una barca a vela ieri, che, di cui abbiamo fatto una presentazione ieri. La sicurezza è data tanto anche da come è tenuta la barca. Se la barca è perfetta in tutte le condizioni tecniche e di navigazione e non ha infiltrazioni, non ha rotture, eccetera, uno naviga tranquillo ed è sicuro. E la sicurezza è data molto. Tutti questi lavori che io ho fatto sono sempre comunque stati fatti tenendo un occhio per la sicurezza. Imbarcazione adesso, beh, sono... quelli uno li può caricare o scaricare. Io ho caricato 3 estintori da 6 kg perché un altro sicurezza dell'aspetto è il fuoco in mare, hai capito? Che io purtroppo non ho vissuto, ma ho visto imbarcazioni in rada, nella mia stessa rada purtroppo ho visto andare a fuoco un'imbarcazione. Ah. E quindi dopo capisci che anche avere un certo numero di estintori a bordo può essere importante invece che quelli che danno loro di serie. Sì. E le prese a mare, il primo lavoro in assoluto che ho fatto quando ho preso la barca, tutte prese a mare passascafi, non voglio sapere di rottura di una presa a mare o di avere l'ansia di, per dire, tutte cose che la sicurezza per mare non è mai... La sicurezza prima di tutto. Troppo. E allora... molti lavori non possono essere trascurati. Poi il cuscino, uno piace bianco, l'altro piace rosso, quello, il cuscino si cambia, non è per dire che... Certo. A me piaceva fare un bicolore per dare, diciamo, un tono più giovane, ma può piacere o non piacere, ma non è il cuscino che fa la barca, capito? Non è che tu compri la barca o per i materassi nuovi che ho fatto dei materassi ultra, diciamo, per alzarti senza avere dolore di schiena, perché come voi sapete i cantieri ti danno un materasso che è una lastra di gomma piuma, che ecco, tutti i materassi. No, che va bene, attenzione Roberto, io dico vanno bene queste cose, ma se sono abbinate alla manutenzione delle cose importanti, cioè a volte capita di vedere una barca che esteticamente, beh, ah, che bella, poi vai nel dettaglio. Una presa a mare marcia, quello non funziona, l'olio cioè. Quindi piuttosto non far niente, cioè o fai tutto o lascia perdere. Sono d'accordo, infatti li ho nominati per quello. Dico, nonostante per dire, potevo dire i materassi, ma non li avete nominati, avete fatto bene, perché non è che un materasso performante fa l'imbarcazione. Ecco, è tutto quello che c'è di sicuro, di lavori importanti, necessari, fatti per il bene dell'imbarcazione, per la sicurezza dell'armatore, per la vacanza che va a fare. Oltretutto si fanno tante cose per una doppia autoclave, per dire. Uno non ha idea cosa vuol dire, che tante cose non le pensi, ma uno non ha idea cosa vuol dire essere in rado comunque da qualsiasi parte e non avere acqua a bordo. Certo. Vuol dire rientrare, vuol dire fine della giornata. Finita. Vuol dire, finita. Cosa fai? Certo. E allora doppia autoclave che non servono per andare simultaneamente, ma vanno separatamente. Io ho 2 autoclavi, una con più litri che la uso d'estate quando ci sono più persone a bordo, di più acqua, e d'inverno tengo quella con meno litri, che fa una fa 4 atmosfere, l'altra fa 3 atmosfere, per dire, ecco, sono una in scorta all'altra, le alterni, e per dire un dettaglio, doppio carica batterie, altra cosa, ti salto un carica batterie, fine della vacanza, oppure non fine della vacanza, ma sicuramente vacanza compromessa. Certo, vacanza rovinata. E allora io ho 2 caricabatterie che caricano alternativamente o contemporaneamente, in questo caso a seconda di quanta scarica hai, le batterie. E l'impianto è 24 volt totale, non è 12-24, 12 sono solamente gli stereo, per dire. Sì, sì. Questo che avevo sentito prima. Un altro piccolo dettaglio, ma forse ininfluente, la catena è 100 metri, non 50. Okay. Ripeto, sono dettagli che ho sentito prima durante la diretta, ma niente di roba di poco conto. Ah, il serbatoio 2009, anche questo 2009. Piccolo. 2009, ok. Forse l'avevano chiesto, ma così, sì, cambia. Sì.
Invece una cosa, Roberto, un'ultima domanda. Te la leggo la domanda come è arrivata da un signore. Curiosità, se opportuna, se l'armatore ha voglia di rispondere. L'armatore rimane con Pershing o cambia cantiere? Non necessario sapere quale, se lo cambia. Allora, l'armatore è combattuto, lo posso anche dire, l'armatore è combattuto e prenderebbe domani mattina un Pershing 62. La moglie dell'armatore invece lo sta spingendo su un Non fly. dirlo che magari tua moglie è di fianco. Lo sta spingendo su un fly di altro cantiere. Tutto. Ok. Questa è la risposta proprio vera e sincera che do a questo signore. Esatto. Io anche la sapevo già questa risposta, ma so che è detta dal proprietario ha un altro valore. Beh, se no, Roberto, potresti, magari ti aiutiamo in questo, vendiamo il Pershing e poi ne puoi prendere due. Una così fai. Sai che è un'idea, sai? Prendi un fly da 40 piedi e così fai contenta tua moglie. E tu ti prendi di 62, Ti così. faccio, ma c'è il Pershing col fly. Ti faccio una confidenza. Se Vai. potessi avere due imbarcazioni, Non comprerai venderesti fly. questo. No, bravo, bravo, tenendo questa. Lo so, lo so. Perché questa è una barca che non è che la vendi a malincuore, di più, certo. ci sono legatissimo, è veramente. Tra l'altro stanno scrivendo un sacco di complimenti, ti fanno i complimenti perché sei oltre che preciso, sei simpatico e in gamba, scrivono, quindi. Grazie, Roberto, allora senti, noi ti salutiamo, ti ringraziamo ancora sia per l'intervento sia per come tieni la barca, perché le dirette vengono ottimamente bene quando ci sono delle barche come le tue e quindi io non posso che ringraziarti da parte mia, da parte di tutti, grazie mille. Luca, sono io a ringraziare voi, il vostro gruppo, la vostra splendida squadra. Davvero sembrano complimenti di rito, ma credimi che ti dico parole che penso perché siete veramente in gamba, in tutto. Grazie, ci fa molto L'inganno è piacere. che ci siamo già visti alcune volte, quindi magari ci siamo già parlati di più, ma anche tu che dirigi tutta questa situazione da distanza. Veramente sono io che dico grazie a voi. Grazie, un abbraccio grande Roberto, a te e alla Altrettanto, tua moglie. altrettanto, Ciao. altrettanto. Ciao ragazzi, ciao. Allora, Ivan, noi ricordiamo l'indirizzo mail per contattarci per andare a vedere questa barca, info@baiottin.com. Scriveteci, chiedete di Ivan Ghidonio, di Luca Boltri, che sono io, noi vi metteremo in contatto con Ivan. Ivan è il nostro referente per quanto riguarda tutto il Veneto, diciamo Chioggia, Jesolo e chi più ne ha più ne metta, anche per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, per cui chi volesse organizzare una visita avrà l'occasione di andare con Ivan, che come si suol dire è bello e bravo. Quindi in questo caso con alcuni non posso dire è bello e bravo. Mi devo adattare anche alle barche su cui sto. Esatto, noi abbiamo scelto Ivan Su perché ha detto il più bello del gruppo deve stare sulla questa barca più barca qua non bella. potevo venire. Ivan, grazie mille, Grazie a voi. eh. Sei sempre Ti super aspetto, gentile. aspetto la gente collegata, l'aspetto dal vivo a bordo. Noi non ci vediamo più di oggi. No, No, no. no, va bene. Allora ti mando un Mi abbraccio. collegherò io per vedere qualche barca dei colleghi. Bravo. Ciao amico mio, grazie di tutto. Ciao, buona continuazione. Allora, vi ricordo ancora una volta il nostro indirizzo mail, info@baiottin.com. Adesso chiuderemo un attimino la riunione, ma la riapriremo quasi subito. Ci sarà una prossima diretta alle ore 14 con un Beneteau GT44 in diretta dalla Liguria, per cui restate collegati e ci vediamo più tardi. Arrivederci.